cambia dimensione dall'estate all'inverno? Forse perché a volte è più vicino e altre volte è più lontano. Ma Aspasio, guarda, secondo Aristarco, il sole deve essere al centro di ogni cosa. Con noi, cioè la Terra, che ci muoviamo intorno a lui. Di conseguenza, e questa è la chiave, sempre esattamente alla stessa distanza. Ora, se come dici tu accettiamo dei cambiamenti di distanza, siamo costretti ad aggiungere un epiciclo all'orbita della Terra. Così sarà più vicina e poi sarà più lontana. Ma così cadiamo nella stessa trappola di Tolomeo. Cerchi su cerchi. Esatto.